Ben ritrovate sul mio canale. Oggi, come vi avevo promesso, il look l'ho realizzato con l'altra palettina, sempre di Dior, che fa parte della collezione natalizia. Questa qua, la numero 066, sui toni del grigio, dell'argento, splendida. Mi è dispiaciuto tantissimo dover ci mettere le dita, ma vanno utilizzate queste cose, quindi pazienza per la trama. Comunque vedrete la foto a fine, diciamo, video. I prodotti sempre elencati giù nell'info box. Ho utilizzato anche due ombretti in crema di Chanel, ve li faccio vedere al volo perché sono veramente splendidi. Questi qua, che anche usati da soli sono davvero molto particolari, durano tantissimo, e quindi insomma cercherò di utilizzarli abbinati a qualche altra palettina, così insomma sfruttiamo un attimino i prodotti. Ho messo questi orecchini che secondo me ci stavano bene, capello liscio come piace a me. Questo è il trucco che ho realizzato. Parto già con una base fatta, i prodotti bene o male sono sempre gli stessi, quindi già li conoscete e comunque se volete andare a sbirciare appunto li trovate scritti giù nell'info box. Spero insomma che il trucco vi piaccia. L'ho pensato per una serata particolare o comunque anche da giorno, insomma, adesso sono quasi le 11:30, io devo uscire, quindi uscirò così. Ero un po' indecisa, tanto per cambiare, sul rossetto, però ho notato che anche voi mi preferite con colori un po' più accesi che rispetto a magari con un nude, e quindi ho indossato questo qua, che è sempre di Dior, il non lo dimentico, 983, questo qua. Che diciamo sono i Dior Addict Lipstick, sono una tipologia di rossetto che a me piace tantissimo, molto confortevoli, la durata non è tantissimo, ma lo porterò dietro, quindi giusto per qualche ritocchino. Lo smalto è quello che vi ho fatto vedere anche nell'altro video, che vi lascio giù, sempre linkato. 899, questo bellissimo colore, fa parte sempre della collezione natalizia 2016. Basta con le chiacchiere, vi lascio al video, fatemi sapere cosa ne pensate. A questo punto, quale delle due palette vi piacciono di più? Io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo, ciao. Allora, come primissimo passaggio, vado ad applicare questo ombretto in crema di Chanel, bellissimo. Lui si chiama Mistero, adesso non ricordo esattamente quando sia uscito. Questo qua, che è questo argento stupendo. Quindi lo vado a mettere inizialmente con un pennellino perché diciamo mi aiuta nella parte iniziale. Primer il solito applicato è sempre quello di NARS, quindi vado ad applicarlo appunto qua e poi userò anche le dita perché questi prodotti in crema riesco a utilizzarli meglio. Mi sono spostata un po' di angolazione perché mi sembra che i colori vengano meglio. Già solo lui ha il suo perché. Chiudiamo subito e vado a prendere il primissimo colore, questo grigio più chiaro. Sempre con le dita vado a appunto sopra la base cremosa, renderà il mio ombretto più brillante e mi darà anche una maggiore tenuta. Quindi faccio appunto questo passaggio qui, mi fermo un po' prima dell'angolo esterno perché lì andrò con un altro colore più scuro, con un altro ombretto in crema. Intanto prendo le salviettine e le veline. Io per precisione
per precisare, insomma, io ho queste che vi ho fatto vedere anche nel video dei terminati, le utilizzo solo per questi, diciamo, lavori qua. Io non mi strucco con queste salviette, assolutamente. Dicevamo, quindi adesso vado a prendere l'altro ombretto sempre di Chanel, questo nero con questi glitter stupendo. Lui è Marifique, penso si dica così, ve lo lascio comunque giù scritto, il numero 85, e lo vado a mettere nella seconda parte, sempre con un pennellino, quindi prelevo il prodotto e lo metto appunto nell'angolo esterno, quindi così andrò per gradi perché è piuttosto scuro. E poi anche qui, diciamo, mi aiuto con le dita. Mi farà da base per l'ombretto successivo. Adesso vado a prendere il colore più scuro, sempre con il pennellino, questo qua, che è questo grigio, no, è già nero, diciamo, sì, è proprio nero. Nero, nero fumo di Londra, penso si dica così. E quindi mi posiziono qui, tanto poi andrò a sfumarlo. In questo modo vado a prendere poi questo pennello da sfumatura che avevo dimenticato da qualche parte di neve, molto molto buono come pennello. Vado a prendere questo grigio, che è un po' più scuro, mi aiuterà a fare la sfumatura, quindi mi posiziono qua e piano piano mi porto anche sulla piega. Vediamo se mi giro un attimino di qua per lo specchio più grande. Prendo poi un pennello pulito senza prodotto e sfumo ancora. Vado un po', quindi riprendo nuovamente il nero con i colori scuri e così. Il pennello, piano piano riprendo anche il colore più chiaro perché con le sfumature un po' si perde. Sotto l'arcata vado con un pennello, prendo questo qua che c'era nella palettina. Vado a mettere sotto l'arcata il colore più chiaro, quindi questo bianco, e vado ad illuminare questa parte qui, in questo modo. Adesso, punto luce, vado a prendere questo dorato che c'è al centro. In questo modo. Adesso vado a fare una riga di eyeliner con Kat Von D. Quindi ho fatto questa riga di eyeliner all'interno della riva inferiore matita nera che andrò a sfumare all'esterno con il grigio, con un pennello a penna per essere più precisa. Vado sotto. Porto anche un po' qua.
a prendere il grigio più chiaro, almeno nella parte iniziale. In questo modo, poi andrò ad intensificare nel caso dopo il mascara che andrò a mettere adesso. Vi faccio vedere i prodotti che andrò a utilizzare, quindi primer Dior, il solito, Le Volume di Chanel per le ciglia superiori e questo di Kiko per le ciglia inferiori. Ecco qua, ho completato il look, ho utilizzato questa matita di Essence, che è la numero 15, ve la faccio vedere qui, questa qua, e il rossetto è Dior ed è questo 983, fatto così, che ha le iniziali, aveva, non si vedono quasi più, questo qua. Fatemi sapere se il trucco vi piace. L'ho pensato per una serata con questi orecchini presi, credo sempre nel solito negozio di Bijou Brigitte, se non sbaglio. Mi sono dimenticata di farvi vedere il rossetto qua. Così. Molto confortevole e bello luminoso. Io adesso vi lascio. Scrivetemi giù nei commenti se il trucco vi piace. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao!